Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome. Siamo in compagnia di Stefania Fuscagni, che è presidente di Società Libera. Siamo alla settima marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Come è andata questa edizione di quest'anno? Beh, io devo dire che è un'emozione perché tangibilmente vedere delle comunità diverse, probabilmente che non vanno neanche d'accordo tra loro, ma che in nome della libertà di espressione, è in nome del poter cantare, abbiamo sentito cantare dei tibetani delle preghiere lungo la strada, ho detto ma e se ci fosse qualche cristiano che ricordando i massacri a centinaia di migliaia di cristiani cantasse qualche lode, qualche... ecco, questo insieme di varietà e di compatibilità della differenza, ma non in maniera informale, ma in maniera tangibile. Io credo che sia stato il regalo più bello di questa marcia così complessa, ma che è finita di fronte alla Torre Eiffel. Allora i miei studi e classici e ottocenteschi e settecenteschi mi fanno dire che siamo finiti anche bene, a Parigi, il luogo della libertà, discutibile su alcuni punti, ma sempre il luogo della libertà dell'Occidente. Ti pongo una domanda. Siamo tantissimi, sono tantissime le comunità che hanno partecipato, ma secondo te perché mancano le centinaia di migliaia di cittadini comuni che dovrebbero essere a queste manifestazioni? Ma perché siamo in una fase di stordimento e il cittadino comune non è alimentato di alcuni elementari principi di verità. Pensate solo che in ogni ordine di scuola non si insegna la storia dal Seconda Guerra Mondiale ad oggi. È già complicata a livello mondiale perché è fortemente innovativo, ci sono state trasformazioni eccezionali, ma per l'Italia poi è una complicazione in essere. Noi siamo sempre strani comunque. Allora bisogna, per avere questa consapevolezza, reintrodurre, sentite, liberté, no? Muoversi da questa emozione delle manifestazioni, però per fare iniziative reali. Io propongo questa: insegnare la storia contemporanea dalla seconda metà in avanti, e allora capiremmo perché loro sono più attenti di noi, perché noi abbiamo la testa confusa, crediamo di avere in mano la libertà perché ce l'hanno detto che eravamo liberi, ma la libertà senza una pratica è un flatus vocis. E quindi io ritengo che siano maturi i tempi in cui queste piccole comunità da tutto il mondo dicono a questo Occidente: svegliati, credi di essere più avanti, stai perdendo la vita. Grazie, grazie Stefania Fuscagni, presidente di Società Libera, un saluto da Liberi TV da Parigi. Grazie davvero anche a voi.